Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutte le persone che si stanno collegando adesso in, in diretta. Vi chiedo scusa già in anticipo se mi vedete leggermente agitato fa, fa, e, e vi confesso che faccio fatica ad essere, a, a, a non andare oltre. Arrivo subito al dunque. Come sapete, fortunatamente il, il Tar Lazio ha eh, praticamente... Eh, vi chiedo una cortesia, ehm, scomparirà adesso proprio per un secondo la mia faccia, che devo recuperare un file e portarmela al computer. Eccomi qua, vi chiedo, vi chiedo scusa, sono, sono tornato. Eccomi. Eh, vi stavo dicendo quindi... Oggi, appena un paio di ore fa, c'è stata fortunatamente la bella notizia che il, il TAR ha accettato praticamente, eh, il giudizio diciamo, ordinario a seguito del ricorso che è stato fatto dagli avvocati eh, della sfattoria degli ultimi e ha sospeso eh, l'ordinanza dell'ASL di Roma. E... Di Roma 1, in merito all'abbattimento come sapete degli, degli animali. È da sei giorni che alla sfattoria c'è una mobilitazione impressionante di persone, che provengono da ogni parte d'Italia: c'è gente che arriva dal sud, dal centro, dal nord in modo particolare. Eh, una persona di 90 anni e Luciano, un'altra di, 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 di Bologna, la signora Patrizia da, eh, da eh, appunto da Bologna che è arrivata da sola col campere, una mobilitazione impressionante, impressionante, decine e decine di persone, centinaia di persone, perché fino a ieri eravamo 400 persone che hanno lasciato la famiglia, le, 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 hanno deciso il vigile del fuoco, ricordate vi ho fatto vedere il vigile del fuoco che è arrivato e mi ha detto Enrico io ho visto la tua diretta eh, Facebook, non me la sono sentita di stare a casa, ho deciso di mettermi in macchina e sono venuto. Ho fatto la foto, l'ho pubblicata, l'avete visto? No? Da, da solo, da Genova è venuto. Una marea di gente che nel mese di agosto ha lasciato lavoro, ferie, famiglia e tutto per venire là, dare voce agli animali, disposta a tutto, disposta a tutto pur di salvare la vita agli animali. Grazie a questo, questo c'è stata una mobilitazione de, degli organi di stampa. Paola era fino a questa mattina emozionatissima perché l'ha chiamata addirittura The Guardian, il giornale quello inglese che, che ha 10 milioni di follower su Facebook. Cioè questa protesta di, di, di tutte queste persone, giovani, anziani, ci siamo tutti uniti, tutti uniti con l'unico obiettivo di, di, di dare risalto a questa situazione e salvare praticamente la vita agli animali, tranne leader politici che non si sono visti e soprattutto una persona, una persona, una persona che non si è vista neanche mezza volta, mezza volta si fosse vista, mezza volta no. Sto parlando dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla. Dite, una volta è venuta Sei giorni. No, non si è vista, non si è vista neanche una volta. Mi girano adesso questo comunicato, questo post della Brambilla che lo voglio leggere insieme a voi Sei minuti fa vabbè, io l'ho salvato praticamente prima, mezz'ora fa, alle, alle nove, evviva! Per ora maiale e cinghiali della sfattoria degli ultimi sono salvi, sospensiva ottenuta. La nostra Leida è sempre in prima linea. Con il nostro ricorso al TAR abbiamo sostenuto con successo l'istanza dei titolari della sfattoria. È il primo passo. La battaglia continua e noi preferiamo farla in silenzio per le vie legali senza dirette Facebook o passerelle. Ogni vita è preziosa, tutto il nostro impegno per loro è sempre senza dirette facebook o oh passerelle passerelle cioè ma ci rendiamo conto ma ci rendiamo conto una persona che non si è degnata di venire neanche una volta non si è degnata di venire neanche una volta una volta in sei giorni la brambilla non è venuta non è venuta non si è vista neanche una volta, ma ci rendiamo conto. Ma, ma tu ti devi vergognare. Tu ti devi vergognare. A parte che appunto il ricorso non l'hai fatto tu, ma l'hanno fatto gli avvocati della sfattoria degli ultimi. Non l'hai fatto tu il ricorso. Tu ti sei se che poi tu, neanche tu, tu non hai fatto niente. Tu al massimo avrai fatto una telefonata ai tuoi avvocati e avrai detto seguite questa situazione non hai fatto niente non ti sei vista completamente tra l'altro la nostra lei in prima linea abbiamo ottenuto ci sono altre quattro associazioni che non ti sei degnata neanche di citare non ti sei degnata neanche di citare ci sono anche quattro associazioni che hanno dato il proprio contributo non sei l'unica nel tuo posto non ti sei degnata di spendere una parola per le persone che sono, che da sei giorni, questa mattina, io lo ammetto, io ci sto, ci sto dieci ore al giorno al rifugio. Poi la, la sera, per X motivi, motivi miei personali che non posso raccontare, ho la necessità di, di, di rientrare a casa. Non ho gli arresti domiciliari, eh. ho altre motivazioni, devo rientrare a casa. A parte che comunque io sto a 20 minuti dal rifugio, quindi ho sempre lasciato il mio numero. Ai ragazzi ho detto, qualora dovesse arrivare la polizia, l'Ase, chiamatemi, io a 20 minuti sono qua. Ma io comunque tutti i giorni sono stato lì dalle sei e mezza fino alle tre, le quattro di pomeriggio e questo l'orario. Così come me tantissime altre persone, anzi non solo, oltre me, io sto giù, oltre me c'è la gente che ha dormito lì. Io questa mattina sono arrivata alle sette meno, meno un quarto, no, no. super giù era questo l'orario. Mi sono venuti i brividi perché c'era un'alluvione. Pioveva in una maniera tremenda, c'era un freddo impressionante. C'era gente che dormiva a terra col sacco a pelo. C'era gente. Ci sono persone che, che hanno dormito a terra con il freddo, con il gelo per stare là e difendere gli animali. Dove cavolo eri tu? A casa tua e ti permetti di parlare di passerelle. Ti permetti di parlare di passerelle. Ti devi vergognare e sei giorni. Non ti sei degnata di venire neanche una volta per dire: Mi sto dando da fare, sono con voi, rimanere un'ora, un'ora lì, un'ora. Non lo hai fatto, non sei venuta neanche una volta, ma d'altronde, ricordavo bene, ho fatto una piccola ricerca. Che adesso vi voglio fare vedere. Aspettate un secondo. Scusatemi, eccomi qua. Questa ve la devo fare vedere d'altronde. Cosa ci possiamo aspettare da una persona che. guardate, eh, guarda, mi sono collegato poco fa al sito della Camera dei Deputati. No? questa signora che vedete si vuole ricandidare. Questa signora, che ovviamente è da una vita che noi paghiamo perché è da una vita che sta in Parlamento, in carica dal 5 marzo 2018, questo è il sito della Camera dei Deputati assenze 99,19%. Cioè ci rendiamo con... Questa prende 20.000 euro al mese in Parlamento, non ci va, non c'è mai stata, non c'è mai stata questa persona in Parlamento, non c'è mai stata. E come non c'è stata in Parlamento? Non c'è stata adesso alla spattoria degli ultimi, non si è vista in questi sei giorni questa gentile signora, non si è mai vista. E si permette di fare un post su Facebook. E parlare noi non facciamo dirette Facebook o passerelle. Vergognati. Vergognati non hai rispetto delle persone che da sei giorni hanno messo soldi di tasca loro: hanno pagato la benzina, l'autostrada, il treno, l'aereo, hanno messo dei soldi di tasca loro per venire lì alla sfattoria degli ultimi e, e provare a salvare gli animali. Hanno dormito per terra fino a questa mattina che. Che diluviava che diluviava, vergognati, Ver ti devi vergognare. Ti devi semplicemente vergognare. Ti devi semplicemente vergognare. Parlare di passerelle. Passerelle, dirette Facebook. E grazie alle dirette Facebook che ha fatto anche il sottoscritto che è arrivata tanta gente. E Paola, Paola. La, la proprietaria del rifugio lo sa, lo sa, perché ne abbiamo parlato fino a questa mattina fino a questa mattina che mi ha ringraziato per, per le mie. Per, perché per fortuna ho un po' di visibilità. Fino a questa mattina Paola mi ha ringraziato, mi ha detto: Guarda, è arrivata tanta gente proprio perché ha visto le tue dirette Facebook. Se non era per questo non c'era la mobilitazione delle persone. Ti dovresti inginocchiare davanti ai cittadini, agli attivisti e volontari che stanno lì. Ieri c'erano 400 persone, gente che ha fatto centinaia di chilometri, ripeto, di tasca sua, perché non hanno la fortuna come te che quando giri l'Italia ti paghiamo tutto noi, perché tu non paghi i treni, non paghi aerei, non paghi niente di niente, perché hai tutto gratis, essendo deputata. Noi invece ci paghiamo tutto, noi invece ci paghiamo tutto. Questa è la differenza tra te e noi. Hai capito, cara signora Brambilla? Hai Capito qual è la. Questa è la differenza tra me, tra, tra, tra i volontari, tra le persone e te. Ti dovresti vergognare, non hai fatto niente. Al massimo hai alzato il telefono e hai detto ai due avvocati: per favore date una mano per fare questo ricorso. Questo è quello che hai fatto. Non hai fatto niente. Dovevi stare in prima fila dal primo minuto, non dal primo giorno, dal primo minuto dovevi stare là. E ti permetti di parlare di dirette Facebook? Noi non faccio, io non faccio dirette Facebook, non faccio passerelle quando ripeto c'è gente che ha rinunciato alle ferie per stare lì. Quel vigile del fuoco arrivato da Genova in ferie, poteva starsene con la sua famiglia. Si è messo in macchina, ha messo le mani al portafoglio ed è venuto fino a Roma da solo. Capito? Io tre giorni fa dovevo scendere a Trapani, avevo una mini vacanza programmata con con la mia fidanzata, vacanza già pagata, di tasca mia, non come te, capito? Non come te nel senso, scusami, non è che ti fai pagare le vacanze agli altri, nel senso, la possibilità economica che hai te, dei soldi che hai te. Io ho perso 150 euro di biglietto di aereo, 300 euro di vacanza che avevo pagato, ho perso i soldi perché non sono sceso a Trapani, non sono, ho lasciato la mia famiglia, la mia famiglia, la mia ragazza aveva già dei, dei, dei giorni di ferie programmate, non l'abbiamo fatta la vacanza, è saltata. Perché la priorità era stare qua a Roma a difendere gli animali. Ok? Scenderò domani, per, per grazia del cielo, che adesso c'è questa sospensiva. E tu ti permetti di parlare di, di passerelle. Se hai un minimo di, di buonsenso, se ce l'hai, chiedi scusa. Togli subito questo post. Togli subito questo post. Chiedi scusa per quello. Che, perché non hai offeso soltanto il sottoscritto, hai offeso una marea di gente. Hai offeso una marea di gente. Chiedi scusa. Chiedi scusa. E vergognati. 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 Cos'è? Fai il post dicendo evviva, evviva Vittoria, Vittoria perché ti stai ricandidando? Hai bisogno di voti? Devi stare ancora altri cent'anni in Parlamento? Quanti anni vuoi stare ancora in Parlamento? Per fregarti lo stipendio. Perché questo fai, eh? Perché questo? Perché una che ha il 99,8% di assenza, se ci permetti, da cittadino, non da, animalista, qua non da cittadino italiano, ti dico che tu stai fregando lo stipendio. Perché una che è assente, che non ci va mai, però lo stipendio ogni mese da 17.000 a 18.000 euro al mese lo prende, frega lo stipendio. È come se io sono assunto in un'azienda. In un'azienda non vado mai, però ogni mese mi pagano. Io frego lo stipendio perché non ci vado mai. Quindi, se ci permetti, siccome io pago le tasse e contribuisco anche a pagare lo stipendio tuo, io mi permetto di dire che tu stai rubando lo stipendio agli italiani. Capito? Mi permetto di dirtelo qua in diretta e spero che ci sia anche qualcun altro che adesso mi sta guardando che venga a chiederti spiegazioni su questo: su perché non, dal 2018 tu praticamente hai fatto il 99% di assenze. Quindi non sei mai stata in Parlamento, visto che parli pure che difendi gli animali, vorrei capire come, visto che in Parlamento non ci stai mai. Visto che in Parlamento non ci stai mai. E detto questo, io ti chiedo spiegazioni. Ti chiedo spiegazioni su quello che tu hai scritto. Ok, e ti chiedo anche di cancellarlo, di, di sistemare subito questo post, di chiedere scusa, perché nessuno ha fatto passerelle. Nessuno ha fatto passerelle, e né tantomeno ha fatto dirette facebook per perdere tempo per perdere tempo vergogna te lo ripeto per l'ennesima volta questo post te lo potevi veramente risparmiare non hai speso una parola in difesa delle persone in difesa delle persone che si sono mobilitate c'è una marea di gente che si è mobilitata da ogni parte d'italia ripeto con mille difficoltà con mille difficoltà, ripeto, mettendo soldi di tasca propria, che non ha chiesto a nessuno, ha messo le mani a portafoglio ed è venuta per una battaglia di civiltà. Dovresti portare rispetto a queste persone. Il tuo posto doveva iniziare con scritto grazie a tutta la gente che si è immobilitata. È morta pure una persona. Non hai speso neanche una parola per questa persona che, che è morta di crepacuore. Non hai speso neanche una persona soltanto come fai tu il palcoscenico. La mia associazione, io mi sono fai sempre così. Sei una vergogna assoluta. Ogni cosa hai sempre da dire la mia associazione, io quello, io l'altro. Lo sai benissimo perché sai chi sono e mi conosci. Io come associazione non ho per niente stima della LAV è un mio diritto. No, è un'associazione che non stimo, non mi piace per una serie di motivi. Eppure, quando ho saputo che la LAV si è messa a disposizione, ho mandato personalmente. Intanto, l'ho ringraziata pubblicamente sulla mia pagina Facebook. E poi ho mandato un messaggio privato al presidente nazionale della LAV. Un WhatsApp, gli ho fatto proprio un messaggio WhatsApp, ok? Al signor Gianluca Felicetti. E l'ho voluto ringraziare per aver dato la, la disponibilità della sua associazione a, a dare un, un supporto alla spattoria degli ultimi. Anche se poi in realtà non risulta sul TAR perché il nome della LAV non c'è, però vabbè, a prescindere da questo, è pure un'associazione che io non stimo assolutamente, non mi piace, ma l'ho fatto, l'ho fatto perché è giusto, è corretto. È corretto se uno fa qualcosa, bisogna farlo, è una questione di educazione, di rispetto. Figuriamoci qua, quando c'è gente che è praticamente è scesa, si è macinata centinaia e centinaia di chilometri. E tu fai il post, vittoria ce l'ho fatta la mia associazione. Quando forse, ripeto, se noi hai fatto una telefonata ai tuoi avvocati, non hai fatto niente. E ti permetti di parlare di passerelle? Ma non ti vergogni! Ma non ti vergogni! Vergognati, vergognati! Grazie a chi si è fatto un mazzo così a chi è andato lì pur sapendo che rischiava le denunce, perché se arrivava la polizia, se arrivavano i veterinari dell'ASL, era purtroppo inevitabile lo scontro fisico con le forze dell'ordine, perché avremmo fatto di tutto per difendere gli animali. Quindi il merito è della gente che stava lì, della, tutti i giornali ne hanno parlato, tutti i giornali hanno detto grazie alla mobilitazione, le battaglie si vincono quando c'è la mobilitazione. Queste sono le battaglie che si vincono in strada. Quando la, scende, quando la gente scende in piazza e urla il proprio dissenso ci mette la faccia, pur sapendo i rischi che poteva correre. Perché, ripeto, se arrivavano i veterinari co con i forconi elettrici, finiva sicuramente a scontro con le forze... Era purtroppo, non lo voleva nessuno, ma era purtroppo inevitabile per difendere gli animali. Devi portare rispetto a questa gente. Devi portare rispetto a questa gente. Come ti permetti a parlare di passerelle? Come ti permetti a parlare di passerelle? Vergognati, vergognati, vergognati. Scusate, ma era, era veramente doverosa dirla questa cosa. Era veramente, perché quando mi hanno girato il post non ci ho visto più dagli occhi. Non ci ho visto più dagli occhi, veramente. Le dirette Facebook... Le dirette Facebook, le abbiamo fatte tutti, era fondamentale fare le dirette Facebook. Al di là di chi ha più visibilità o meno, non c'entra. Io ringrazio fino a oggi mi dicevano alla fattoria "Fai le dirette Enrico, fai dirette. questa mattina", quando non si sapeva ancora il tarre. E io ho sempre detto "Al di là della visibilità che io per fortuna eh, ho nella mia pagina, ma le dirette le dobbiamo fare tutti, perché ognuno di noi è importante". Non c'è chi è meno importante e chi di più. Siamo tutti importanti. Quindi le dirette Facebook le abbiamo fatte tutti. Poi c'è chi ha avuto, ripeto, più visibilità, chi no, sicuramente. Ma le abbiamo fatte tutti. Anche quella persona che magari aveva 40 persone in diretta, magari ha fatto venire una persona. Quella persona era fondamentale per la sfattoria degli ultimi. Come ha detto Paola, anche una persona è fondamentale. E tu cosa fai? Ti permetti di dire. Io non faccio passerelle dirette Facebook. Ma roba da matti. Ma roba da matti, veramente. Ti sei fatta le foto con Dior davanti al Parlamento. Anzi, ora facciamo vedere che magari qualcuno non l'ha vista. Aspettate, aspettate che vedo di recuperarla. Dior. Aspettate, perché la gente queste cose le deve sapere. Eccola qua, guardate. Davanti al Parlamento. Eccola qua. Chissà vi dico fesserie. Guardate. Guardate un attimo, guardate se vi dico fesserie, eh, che poi magari qualcuno dice Rizzi si inventa le cose. Guardate, questo è il maialino che io ho fotografato, che avete visto tutti nella mia parte, Dior. Questo rischiava, rischia purtroppo tuttora perché l'ordinanza per ora è sospesa, di morire con la scossa elettrica qua, in mezzo alla testa. Ok? Eccola qua, la signora Brambilla, davanti al Parlamento, quando c'è da fare le foto, il palcoscenico è presente. Però in questi giorni che Dior ha rischiato di morire con la scossa elettrica in testa, la Brambilla non si è vista. Questa signora non si è vista. In sei giorni, questa signora non si è vista neanche mezzo secondo. Neanche mezzo secondo. Eppure, fino a tre ore fa, questo povero. di, di, di morire. Il fumo che gli usciva dalle orecchie. Perché non so se sapete, quando ti mettono. Quel forchettone elettrico in testa, ok? Ti arriva la scossa elettrica, ai maiali gli esce il fumo dalle orecchie. Non so se questo lo sapete, eh? questo maiale ha rischiato per sei giorni questo. La brambilla non c'era a proteggerlo. C'ero io con altre 400 persone, ok? Mattina, pomeriggio, sera e notte questa signora non si è vista. Però, quando c'era da fare le foto con i giornali davanti al Parlamento, credo che bella sorridente, felice, no? Sorridente e felice. Aspettate, vi devo fare vedere. Se ce l'ho qua ancora, sono un pazzo, ragazzi. Sono un pazzo, scusate, eh. Scusate, ma io purtroppo queste cose non. Non riesco ad accettarle. Aspettate, perché se riesco, voglio farvi vedere. Vabbè, ma l'avete visto tutti, Dior. L'avete comunque visto tutti. Chiudiamo l'argomento. Chiudiamo l'argomento. Vi voglio dire, basta parlare della brambita, anzi, che gli abbiamo dato troppa visibilità, forse. Però queste cose era giusto farvele vedere. Era giusto farvele vedere. Ah, aspettate un secondo. Che mi è arrivato un messaggio su WhatsApp della... Allora, aspettate. Che mi ha scritto? No, no, non ci posso credere. Ragazzi, mi ha appena scritto. Mi ha appena scritto la mia. Non, non Ragazzi, la Brambilla ha modificato il post. Mi ha appena scritto la mia cara amica. Mi ha detto Enrico, la Brambilla ha modificato il post. Brava! Ma quanto sei brava! Quanto sei brava, Brambilla! Quanto sei... Allora, io non posso vedere il post. Della, della brambilla perché la signora mi ha bloccato quindi non posso vedere la sua la, il post mi dicono che ha tolto la diretta Facebook e, e le passerelle oh mi dispiace per te che l'ho già salvato comunque quindi la figuraccia l'hai fatta cara Michela la figuraccia ormai l'hai fatta mi fa piacere però che hai modificato il post mi fa piacere che hai modificato il post complimenti complimenti, chissà cosa ti era passato per la testa, chissà cosa ti era passato per la testa, ma che bella figura... Guarda qua, Aspettate, eh, aspettate perché lo devo... Scusate, eh, qua ci sta, scusate, c'è un mio caro amico, aspettate un secondo perché, guarda, Michela, non so se mi sta guardando lei o qualche suo collaboratore, sicuramente l'avrà avvisata di questa diretta, ecco, allora aspettate, che bella... Aspetta, guarda, eh, aspettate, guarda, c'è un, un signore che ha bisogno di dirti una cosa, Michela, aspetta, 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 aspetta un secondo perché c'è un signore che mi ha appena chiamato e ha voluto, vuole dirti una cosa, aspetta un secondo, Michela, aspetta un secondo, aspetta un secondo, ah, eccolo qua, Michela, c'è un messaggio per te, aspetta un secondo, eh. C'è il, dirett il direttore Fede, Michela. Che figura di merda. Ecco. Aspetta. Che figura di merda. Michela, se non l'hai capito, c'è il direttore Fede che ti vuole dire una cosa. Che figura di merda. Ecco. Chiudiamo. Non so cosa ha, ha se ha tolto soltanto quel pezzo. Non so se ha tolto soltanto quel pezzo. Complimenti ancora, complimenti ancora Michela Vediamo se c'è qualche giornale che mi segue Che magari ci vuole fare un articolo su sta cosa Che non sarebbe male Visto che al di là delle battute e gli scherzi Stiamo parlando di un deputato della Repubblica Italiana Pagato da tutti noi Che si è permesso di fare un post su Facebook E dire che le persone hanno fatto dirette Facebook e passerelle Per chi Siccome io sono figlio di buona madre Io il post lo avevo già salvato Eccolo qua. Sei minuti fa va bene, ma era pubblicato alle nove. Evviva, eh! Noi preferiamo farla in silenzio per le vie legali senza dirette Facebook o passerelle. Passerelle, passerelle, eccolo qua. Lo facciamo, lo faccio rivedere. Michela Vittoria Brambilla, eccolo qua. È giusto farvelo. È giusto farvelo vedere. Va bene. Allora, vi stavo dicendo, prima che chiudo, eh, sì ragazzi, voi ridete tutti, io rido un po' meno onestamente, eh, mi girano un po' le scatole, comunque vabbè, mi fa piacere che in tempo record la Brambilla ha sistemato il post, wow! O sarà lei appiccicata qua che mi sta guardando, qualche suo collaboratore gli avrà detto, vedi che Rizzi ti, 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 sta facendo una diretta su Dite per quello che è scritto, e forse magari qualcuno av le avrà fatto notare che ha un po' esagerato con le parole. Eh? Mm. Comunque al di là di questo vi volevo dire un'altra cosa. Tornando a un argomento eh, serio. Il TAR ha fatto la sospensione, ok? Quindi vuol dire che attualmente non si possono abbattere gli animali fino all'udienza che sarà il 14 di settembre, ok? Dove il TAR discuterà e deciderà poi o meno se convalidare l'ordinanza dell'ASL oppure rigettarla e quindi gli animali sono salvi. Anche se secondo me il 14 c'è quest'udienza, ma il TAR si prenderà poi qualche settimana per decidere, io lo penso così. Al di là di tutto, io ho intenzione il 14 Ah, mi state confermando che ha cambiato il post. <ride> Enrico ha cambiato le parole. <ride> ah, vabbè. E allora vi stavo dicendo, io penso che il 14 di settembre, il giorno dove il TAR si unirà e ci sarà questa udienza, penso che dovremmo essere tutti davanti il TAR. Quindi io organizzo fin da subito, già lo annuncio, una manifestazione davanti il TAR. Ok? Io organizzo fin da subito una manifestazione davanti il TAR per il 14 settembre. Chiedo a tutti voi di fare questa passerella, ragazzi, facciamo tutti questa passerella. Andiamo davanti il TAR e facciamoci sentire. Penso che sia fondamentale, ragazzi, essere davanti il TAR e dare un segnale forte alle istituzioni e dare un segnale forte alle istituzioni. Per favore, per favore organizzatevi e venite. 14 settembre tutti a Roma davanti il TAR. Ve lo chiedo con il cuore in mano. Ok? Ve lo chiedo con il cuore in mano, quindi qua per favore, per favore partecipate. Io conto di fare anche un evento, quindi sicuramente tra stasera e domani mattina al massimo io farò una, un evento Facebook in modo tale che già da ora vi potete organizzare. Non so dove sta il Tar a Roma, comunque Roma Centro sicuramente. Andiamo tutti lì e facciamoci sentire. Mi state scrivendo tutti sì, Enrico, il posto è cambiato. Ragazzi, aspettate che me la... No, non andate via un secondo. Eccomi qua, scusate. Eccomi, eccomi. Mi dispiace ogni volta che c'è questo blocco qualcuno esce via. E, e va via. Eravamo 1100, adesso siamo 900. Eh, allora... Aspettate. Ah, proprio modificato. Ah. Ah, l'ha tolto... Ragazzi, l'ha tolto ufficiale. Aspettate la... La Brambilla l'ha modificato, ragazzi, l'ha modificato, me l'hanno appena girato. Ecco qua: allora, con il nostro ricorso al tar depositato, eh, con successo l'istanza editoriale, il primo passo la battaglia continua e noi la combattiamo per le vie legali. Ah, ecco, è sparito dirette Facebook. Ah, guardate, guardate: ha scritto adesso: solo il ricorso al tar, beh, scritto, poteva fermare l'ordinanza di abbattimento. <ride> Ha tolto dirette Facebook e Passerelle. Ah, ecco, solo il ricorso al tar ben scritto. Ah, ecco, ecco. Avete capito, ragazzi? Avete capito? Che tra l'altro, voglio, voglio anche ricordare che il ricorso è stato fatto comunque da Paola, che è il gestore praticamente del rifugio. La Brambilla insieme alle altre quattro. La Brambilla ha solo collaborato. Comunque, allora questo è il post di ora, quindi guardate: poi, poi ci facciamo un bel, un bel montaggio. Allora, aspettate, guardate: questo è il post di prima, prima della mia diretta Facebook. Noi preferiamo farla in silenzio per le vie legali, senza dirette Facebook o passerelle. Qualcuno avvisa la Brambilla della mia diretta e zacchete. Sparisce subito dirette Facebook o oh, passerelle e allora, come ha detto, io direi di riascoltarlo. Come dice qua il nostro amico direttore: di merda ah, di nuovo, di nuovo, un'altra volta. Vi lascio, grazie ancora di cuore a tutti, a tutti voi. Penso che...